Bentornati a PCS, rieccoci qui e vi beccate il collegamento con Lupi News 23. Vediamo i nuovi titoli. Prima però dei titoli, bollono in pentola delle notizie succulenti e tra polli allo spiedo ed exit poll, vorrei dire che sono nettamente in vantaggio per le elezioni in Lupinolandia come sindaco e soprattutto come membro unico del partito unico dominante, ribadisco come membro. E io rimembro ogni tanto lui. Che io sono un giornalista, perciò questi sono i titoli dell'ultima edizione del Lupi News 23. L'ultima di sempre? Non si sa mai. No. Sperato. Esclusiva conferma chic del Lido dei Pini. Immagini in anteprima spaziale di Lupi News 23. Chi è il giocatore confermato dai Lidensi? La suspense che mette Lupini. Lupi News, altra svolta in panchina col nuovo coach ancor più garra. Direttamente da Napoli arriva il sostituto di Caporaletti che aveva già sostituito Benedetti. Quanto è durato questo matrimonio? 10 nanosecondi. Breaking news, compromesso storico tra Ricci e Lupini. Niente più denuncia, ma una stretta di mano. E sullo sfondo di Letta. In che senso? Vabbè, andiamo a vedere, dai, che cosa ha combinato. Secondo me arriva una querela con Matteo Lupini. Sì. In attesa di sapere i risultati delle elezioni molto libere, mica tanto in Lupinolandia, passiamo subito alle nostre notizie. Esclusiva conferma chic del Lido dei Pini. Le notizie più fasulle le abbiamo solo noi di Lupi News, ma qualche volta a pensar male si fa peccato e ci si azzecca. E così, per una volta, una notizia l'ho beccata ed è pure vera. Non è un miraggio, il Lido dei Pini ha trovato l'intesa per la conferma di un'importante pedina. Classe 86, esterno difensivo, forza e tenacia. Volete sapere chi è? Sì. Eccolo qua. Possiamo vedere dal mio monitor? Guardate che bello. Secondo voi chi è? Homer Simpson? Assolutamente no. Ah. È Giovanni Ostaggio. Ah, perché è tenuto in ostaggio. Sì, perché non è ostaggio. Va bene, passiamo su. Si era chiara come cosa. Va bene, noi non l'abbiamo capita come spesso accade, caro Lupini. Tra l'altro volevo segnalarle che lei ha messo un logo lì. Doveva essere quello del Lido dei Pini, ma era un po' diverso, c'erano delle scritte, credo, con caratteri greci, quindi... Scusate un attimo, sì. Allora, la piantate di bere tavernello prima di... Però è quasi uguale, dai Lupini, dai, non si è sbagliato di molto. Ok, passiamo invece ad un'altra notizia, forse è meglio, grazie per questa figura, come sempre. Addio premio Pulitzer. Lupi News, è questa la discriminante, perché lei era in corsa fino adesso. Sì, altra svolta in panchina col nuovo coach ancor più garra. Dopo complimenti per la camicia rosa intanto. Ma quella è la Casa Bianca. Casa Bianca, la camicia rosa, vabbè. Dopo intense trattative salta l'accordo sulla parcella di Caporaletti, la cui insaziabile ingordigia non ha trovato nelle mie esigue casse le risorse sufficienti a saziare i suoi appetiti. Dopo aver chiesto una modella, un chilo di mortadella e due di prosciutto cotto, mi sono rotto e l'ho lasciato all'asciutto. Niente, vergogna, Lupini. Niente parchina per te, gli ho detto. Non c'è pace ed è una guerra per il successore. E per risolverla ho chiamato un esperto del settore, un capo clan. Viene da Napoli e con lui in panchina ci sarà più garra. Eccola qua. Possiamo vedere direttamente da Gomorra, ecco a voi Maurizio Sarri che lascia De Laurentiis e viene da me. Ecco, come resistere alle lusinghe della Lupinense, no? Sì, assolutamente. Capisco. Quanto durerà questo nuovo allenatore, Lupini? Questo sinceramente non lo so, ma di certo durerà più della vergogna che proverò. Tranquillo, perché tanto non lo volevamo sapere, quindi... Sì, ma durerà più rispetto alla vergogna che proverò nel leggere quest'ultima notizia. Oh. Compromesso storico tra Ricci e Lupini. Più che storico, un compromesso geografico e anche un po' anatomico. Questa istigazione i Ricci contro i Lupini, non voglio dire niente, fantastico. Ma questa istigazione al genocidio. Arriva la pace tra Massimiliano Ricci e Matteo Lupini, l'anchorman di Lupi News 23, denunciato dal dirigente pometino per le sue panzane, dette decore de panza, nel corso del suo notiziario. Il presidente e sindaco di Lupinolandia aveva dichiarato che Ricci è stonato e che alle sue feste non si presenta nessuno, figurarsi poi a pagare il biglietto.
Dopo la denuncia era scattato il blitz della finanza, che sotto al letto di Lupini aveva scovato foto di me col tapiro. Per evitare vergogna, di finire però, in galera, ho trovato un'intesa con l'esperto dirigente e gli ho proposto di cantare in un duetto io e lui. Lui ha rinunciato ovviamente e ha rilanciato "Dammi Diletta", cioè il duetto è con Diletta alla facciaccia mia. Perciò si è fregato la mia di Lupinetta e io resto in bianco. Ma perlomeno la polizia non mi aspetta. Ed ecco qui un estratto del momento in cui mi hanno cornificato. Eccolo qua. Guardate che immagine orrenda. Una bellissima coppia. Sì, sì. Tra l'altro mi piace sottolineare la disponibilità della collega Diletta Liotta a partecipare a queste cose e non presentare poi ulteriori querele o denunce nei tuoi confronti, no Lupini? Sì, però non diciamo proprio ai 420 che ho squalito fotomontaggio, scusatemi. Allora, confermato? Bene. Che è successo? Perché, adesso? Allora, di bugie ne ho dette tante, però questa è una verità assoluta. Io sono appena diventato sindaco a vita dei Lupinolandia. Oh. Ora, la fascia la tengo in mano perché è giusto così. Perché non ti entra? L'importante è tenerla e mai darla a qualcun altro. Comunque, voglio dire una cosa importante, soprattutto ai miei cittadini. Signori, mettetevi subito al lavoro! Ma Lupini... Così io mi metto subito a riposo. Signori, questa era l'ultima notizia, arrivederci! Oh, abbiamo anche dato il risultato del ballottaggio contro nessuno nel comune di Lupinolandia e dopo... aver ascoltato con pazienza le notizie di Lupini, ritorniamo da lui, però stavolta perché deve ritornare serio e farci un approfondimento su una scheda, no? È preparato su che cosa? Matteo, sì. In particolare stasera abbiamo un attaccante di grande storia, di grande carriera come Roberto Arena e tu hai preparato qualcosa sugli attaccanti. Vediamo no, sui difensori, ovviamente scherzo, ho preparato sui quattro attaccanti che... hanno sfigurato e non poco nel territorio. Vorrei passare... Hanno sfigurato Matteo o hanno figurato? Hanno figurato. Scusate un attimo, io ho la S ogni volta. La metti un po' a casaccio. Facciamo... Assolutamente sì. Con calma partiamo, se possiamo vedere dalla grafica, da Flavio Cristofari del CEDI al Lido dei Pini. E vorrei vedere che durante, ecco qui tutta la schermata, che durante le partite giocate, ovvero 25, ha realizzato 19 gol. Vorrei sottolineare che ha realizzato un hat-trick nella partita contro l'Arce e ben due doppiette, una contro il Botte San Giovanni Campano e l'altra col Gaeta. Invece andiamo a vedere Diego Tornatore, eccolo qui, il bomber del Città di Ciampino, forse all'Unipomezia, non si sa. Nelle 29 gare che ha giocato ha realizzato 34 gol, 4 le triplette che ha realizzato contro l'Ariano, Nettuno, Itri e lo stesso Cedi al Lido dei Pini e ben tre doppiette contro Arce, Gaeta e Morolo. Scendendo c'è un caso particolare, ovvero quello di Eric Laghigna, specifico perché ha giocato una parte della stagione in eccellenza col Pomezia e una parte in promozione con l'Unipomezia. Se possiamo continuare con la grafica, vorrei dire che lui ha segnato ben 32 gol, 12 con la maglia del Pomezia Selva dei Pini, 20 con l'Unipomezia, per meglio dire mi sono sbagliato perché sono le partite giocate, 23 sono i gol realizzati, 9 infatti col Pomezia e 14 con l'Unipomezia, un hat-trick l'ha segnato col Football Club Garbatella, mentre ci sono 4 doppiette, 2 in eccellenza contro Rocca Secca, Terra di San Tommaso e Nettuno, 2 contro la promozione con Sporting Genzano e Racing Club. Per ultimo abbiamo Roberto Arena, come lui ha detto ha giocato tutte le partite tranne una per squalifica, se non mi sbaglio per un rosso diretto, puoi confermare Roberto, okay. E infatti ne ha giocate 29. E questo vuol dire che io come statistico sono in fondo bravo. Lui ha segnato ben 20 reti, un hat-trick, se non mi sbaglio, contro lo Sporting Velletri nella gara di ritorno, puoi confermare? Confermo. E puoi confermarmi che hai fatto 4 doppietti. Una con l'Esercito Calcio Roma, giusto? Sì, sì. Uno con lo Sporting Velletri nella gara di andata, sì. Un'altra col Marino, sì. E l'ultima con la Virtus Albano. Puoi confermarmi? Confermo, applausi. Ok. Matteo Lupini, nominato biografo ufficiale di Roberto Arena. E vabbè, diciamola, dai, è stato bravo a fare questa cosa qui, oltre a farci tanto ridere con tutti i suoi siperietti. Allora, facciamo un po' un'analisi su questi attaccanti. Ovviamente Roberto Arena è qui, volevo chiedere intanto se conosce tutti e tre i colleghi e poi quale a gusto tuo preferisci fra Cristofari, Tornatore e Laghigna. Qual è quello complessivamente più forte? Ovviamente se conosci appieno tutti e tre. Non li conosco appieno, quindi non posso dare un giudizio
È chiaro che contano i numeri, quindi Tornatori ha fatto oltre 30 gol, quindi sicuramente c'ha la medaglia d'oro, insomma, diciamo. Anche se io non ci ho giocato solo una volta contro, peraltro in amichevole, contro Flavio Cristofari, e penso che sarebbe stato un partner d'attacco perfetto, considerando le mie caratteristiche e le sue. Ecco, infatti volevo proprio chiederti questo, un possibile partner d'attacco. Quindi tu pensi che potresti adattarti bene con Flavio? Sì, assolutamente. In quel caso come sarebbero le dinamiche? Perché mi piace, insomma, fantasticare su queste cose tattiche. Ad esempio, non so, chi ruoterebbe attorno all'altro. Beh, comunque... sicuramente lui correrebbe per me, insomma, e questo è ovvio. Perché è più giovane. È più diciamo giovane, è più dinamico, le caratteristiche sono diverse, più di movimento, non è una prima punta. Quindi... Poi tra l'altro in quella grafica c'è anche la Ghigna, che è un altro attaccante prolifico, segna tanto ma si muove anche tantissimo, spesso anche partendo da traccia esterna. Potrebbe essere anche un altro che avrebbe la possibilità di adattarsi appunto alle tue caratteristiche. E, tra l'altro diciamo anche un'altra cosa, Roberto, spesso qualcuno nel passato ha raccontato che Roberto Arena faceva fatica a giocare con altri attaccanti. Non è vero, hai giocato con grandi attaccanti, uno in particolare mi viene in mente ed è Forti, certo. Un grande attaccante, anche un tuo grande amico. In quel periodo hai dato una dimostrazione, oltre che lui anche, di questa cosa, ovvero quando ci sono dei giocatori forti, di nome di fatto, possono giocare insieme. Assolutamente sì, ti dirò che in corso di stagione... fu messa in discussione la cosa che potevamo giocare insieme perché avevamo caratteristiche simili, ma in realtà non era così. Quando abbiamo giocato insieme abbiamo fatto sempre gol. Lui mi apriva i varchi, per me era molto più facile, quindi troppi ce ne vorrei dei forti vicino, insomma. Quindi. Quando si parla la stessa lingua... Sì, sono grandi attaccanti, grande personalità, quindi... Io poi gioco, ti dico la verità, mi adatto col 4-3-3 stile Benedetti, quindi fai l'unica punta con due punte esterne, come è successo quest'anno appunto quando è arrivato Benedetti, che c'era Navis da una parte e da quell'altra magari c'era una volta Palumbo, una volta c'era Salvia, insomma. E poi mi adatto pure se facciamo il 4-4-2, quindi con una punta appunto a fianco a me, tipo Forti. Spesso ho giocato col 4-5-1. Quindi mi sono fatto tutto il fronte d'attacco da solo e lì sfido. E lì è difficile. Lì sì. Però insomma, i risultati li abbiamo tirati fuori anche in quella situazione, che è chiaro che era una situazione d'emergenza, è ovvio. Quindi, messaggio ai naviganti: chiunque volesse Roberto Arena gli affiancasse. No, ma più che altro è il messaggio ai vertici del Monte Giordano, insomma, facciamo una squadra importante, Vedremo. Perché quest'anno ci siamo salvati per due rigori praticamente. A proposito di squadre importanti, tornando anche un attimo alla scheda che abbiamo visto prima, Diego Tornatore è in odore di Unipomezia, l'avevamo anticipato prima, Unipomezia in cui ha giocato per la seconda parte della stagione Eric Laghigna, che a sua volta è stato allenato a Nettuno da Flavio Catanzani. Faccio questo nome perché ovviamente innanzitutto Flavio Catanzani ha fatto un'altra grande stagione, no Daniele, con Lanzio, è riuscito a riguadagnare subito la Serie D attraverso gli spareggi, ma Flavio Catanzani si dice potrebbe rientrare nei piani dell'Unipomezia proprio in sostituzione di Mancini. Sì, lo dicevamo anche in precedenza, è una voce che circola anche attraverso alcuni altri organi di informazione. Naturalmente noi indagheremo e se ci sarà questa possibilità sarà lo stesso presidente ad annunciarla. Sarebbe una grande operazione, perché si metterebbero insieme un progetto societario di grande spolvero, di grande ascesa e con grandi energie e risorse, e un allenatore che ha dimostrato di essere capace, professionale e vincente. Tra l'altro l'ultima in ordine di tempo proprio questa impresa con Lanzio, riportandola dove merita, nonostante qualche anche voce d'inizio stagione
un po' discordante, una stagione che si è conclusa con, davvero con il fiocco intorno a questo grande regalo del salto di categoria e anche con i saluti appunto di Guida che appunto saluta Lanzio e si parla di un Rizzaro che avrebbe annunciato di ritirare la maglia numero 8 per appunto omaggiare questa figura importante della storia del Lanzio. Sicuramente sarebbe un gran bel gesto del presidente del Lanzio, Lanzio che potrebbe comunque continuare con Catanzani, quindi il mercato è fatto di tante possibilità, saremo ovviamente sempre lì dietro alla notizia per provare a raccontarvi quest'altra grande estate di calcio dilettantistico. Per il momento ci salutiamo, io saluto Daniele Silvestri, che è ovviamente sempre con noi, il grande Roberto Arena per la sua disponibilità e simpatia, per la sua antipatia ringrazio Matteo Lupini, come sempre puntuale con le sue statistiche, oltre che con le sue notizie inascoltabili. E vi ringrazio anche per averci ascoltato e ci diamo appuntamento per la prossima puntata di PCS, sempre il prossimo lunedì dalle 21:30. Arrivederci.